La ringrazio Presidente. Approfitto della presenza dell'assessore per continuare il dibattito su M4. La prima domanda è: ma cosa avete detto ai giornalisti venerdì? Perché dalle agenzie stampa che abbiamo visto e dagli articoli sembravano tutti salvati gli alberi. Io ho ricevuto messaggi SMS dicendomi: complimenti consigliere, siete riusciti a salvare gli alberi. Perché questo è quello che è uscito sui giornali. Purtroppo la situazione è lievemente diversa, ma le rendo merito e le do merito di aver fatto un miracolo a livello comunicativo. È riuscito a usare gli stessi numeri degli alberi di qualche mese fa, cambiando totalmente l'uscita sui media, salvati tutti. In realtà il numero presentato, che sono i 540 abbattimenti che verranno fatti, è lo stesso già presentato in commissione qualche mese fa e ha una differenza di 30 alberi rispetto ai dati di gennaio. Quindi la notizia non è 170 alberi salvati, è 30 alberi salvati già presentati in commissione 2 mesi prima. E su questo quindi chiedo prima di tutto la disponibilità agli organi di stampa di aggiornare la situazione. Ovviamente noi siamo disponibili anche con i nostri esperti a dare una panoramica corretta della situazione degli abbattimenti di M4. Ma approfittiamo della delibera di giunta con cui sono state fatte delle modifiche per aggiornare la situazione. Prima di tutto, qualche mese fa avevamo bloccato i cantieri dicendo che il Comune di Milano non aveva le autorizzazioni da parte di ERSA, del Servizio Fitosanitario Regionale, per abbattere i platani. Beh, abbiamo scoperto che il Comune è stato multato in quella situazione, quindi avevamo ragione, non avevano le autorizzazioni per abbattere. È stato multato da ERSA, dal Servizio Fitosanitario Regionale. E l'altra ovviamente notizia di merito politico riguarda gli abbattimenti già effettuati. Dato che i progetti sono stati rivisti e quindi gli esecutivi non erano precisi se c'erano, perché molti non c'erano, ma soprattutto abbiamo fatto abbattimenti prima di avere queste revisioni. Chi lo spiega adesso a chi abita in Frattini o in Lorenteggio, dove già hanno abbattuto tutto, che potevate fare meglio? L'altra notizia riguarda la questione dei nidi e del periodo di nidificazione. Qui due valutazioni, una politica, secondo me molto importante. Ho saputo che, ricordo che nell'ultimo consiglio è stata bocciata la proposta di mettere all'ordine del giorno una mozione per sospendere fino a settembre, cioè fino al fine del periodo di riproduzione degli uccelli, gli abbattimenti. Bene, ho saputo informalmente da alcuni membri di maggioranza che l'assessore, per convincere la maggioranza a votare contro questa mozione, ha spiegato che la LIPU aveva già fatto una perizia per dire che era tutto a posto, che si poteva abbattere. Noi abbiamo sentito la LIPU e ci ha detto che da M4 non è stato fatto nulla, cioè con M4 non è stato fatto nulla. Quindi io vorrei capire un attimo se la maggioranza, in base a questa affermazione dell'assessore, ha votato contro la nostra mozione. Contro la stessa mozione che tra l'altro chiedeva lo stop degli abbattimenti fino al 30 settembre, esattamente come chiede il futuro regolamento per la tutela degli animali scritto dalla maggioranza stessa. Quindi credo che l'assessore dovrebbe chiarire pubblicamente anche questo fatto, se ha convinto i suoi a votare la mozione con questa scusa della LIPU, che la LIPU stessa ha smentito. E allo stesso tempo chiediamo, speriamo di aver ottenuto dalla riunione di venerdì insieme ai vertici di M4 e allo staff dell'Ufficio Verde e del RUP, che ringrazio per la disponibilità della documentazione e ovviamente per aiutarci a fare questo lavoro al meglio, che le uniche perizie sugli abbattimenti e sulla presenza di nidi fatte sono state fatte dalla stessa società che farà gli abbattimenti. E quindi in sede di questa riunione abbiamo richiesto che, e speriamo accordato, ma a voce è stato così, che vengano contattati anche organi terzi. Quindi speriamo di aver conferma anche in pratica, come è stato detto di fatto in questa riunione tecnica, che vengano contattati anche organi terzi e che non sia possibile ovviamente far fare l'analisi della presenza dei nidi dagli stessi che devono abbattere. Sì, io finisco. Scusi, credevo. No, scusi, uso gli ultimi 30 secondi. Finisco spostandomi un attimo dagli alberi e parlando della questione finanziaria di M4. Io chiedo, approfitto sempre della presenza dell'assessore per chiedere, e lo formalizzerò anche con un'interrogazione scritta, della variante Expo. La variante Expo, per chi non la conosce, è la modalità, diciamo, di funzionamento temporanea di M4
vista per l'esposizione universale, e chiudo, che prevedeva l'apertura della sola tratta Linate-Forlanini. Quando insieme ai deputati del Movimento 5 Stelle abbiamo fatto un sopralluogo nella stazione Forlanini, abbiamo notato questo enorme scavo, lungo più di 150 metri, profondo 25, e quando abbiamo chiesto a cosa servisse quel buco enorme oltre al manufatto della stazione, ci dissero, no, questo è il buco che serviva per la variante Expo. Peccato che la variante Expo non sia mai stata fatta, perché quell'opera non è stata conclusa per Expo. Eppure noi abbiamo comunque fatto scavare un buco da 12 milioni di euro, sapendo che non avremmo mai concluso quella variante. Io credo che su questo argomento non solo non servirebbe una commissione, ma anche un chiarimento in aula da parte dell'assessore, dato che c'è già la Corte dei Conti che sta lavorando su altri aspetti di M4. E concludo ribadendo che non abbiamo salvato gli alberi, le modalità costruttive differenti per salvarne seriamente esistono, come quelle che verranno applicate nelle stazioni di San Babile del centro, cioè lo scavo dalla talpa e non lo sbancamento totale come viene fatto nelle periferie possibile, che quindi i presidi del movimento dei 573 alberi continueranno durante l'estate e a settembre. Grazie. Grazie, consigliera. Consigliere Mascaretti, prego.